Per andare però in un bagno che non è il proprio, che per sentire, cioè, dove fare pipì. Io uso molto i piedi, l'importante è toccare dove è il water e poi spostarli i piedi, perché se no... Che sei venuto a fare qui oggi? A volare. Che si prova a stare in alto? Dammi sto consiglio. È una forma di galleggiamento, il vuoto lo percepisci, gran bella emozione. Ma facciamo un passo indietro. Questo è Aerogravity visto da fuori, un posto dove si vola. Lui invece è Andrea Pacini, una mia nuova conoscenza. Ciao Salve, come stai? Bene. Andiamo a volare? Vai! Metti, sei ancora al ristorante? Guardi se sotto il tavolo c'è il cappellino di Lorenzo. Lorenzo è lui, si chiama Vini ed è un mio vecchio amico. Grazie, cappellino trovato. È la galleria verticale più grande al mondo. Ma cazzo? Guarda che tu continui a perdere roba. Tu lavori qui? Mi occupo del progetto Disability Project, ideato e sviluppato per far volare i ragazzi con disabilità. Everybody can fly, quindi compreso il nostro lavoro. Tutti, tutti meno uno. Ma danno in continuazione il bimbo. E qui volano! Perché l'istruttore non vola? Perché non espone il suo corpo al flusso dell'aria e quando vuole volare si sente sdraiato. Chi ci sarà oggi a provare? Una decina di ragazzi non vedenti. Ci sei te che proviamo insieme a noi. Si muove la mascella a qualcuno? Il flusso dell'aria è abbastanza importante, quindi la cosa che viene chiesta è quella di sorridere, perché sorridendo la persona riesce a essere rilassata e non tesa, e quindi quando sorridi, in base alla tua fisicità, la pelle fa... E qui c'è anche un campione mondiale! E c'è pure un bambino! Questo bambino è bravissimo, ma io non lo farò lo stesso. Matteo Fanchini. Che sei venuto a fare qui oggi? A volare. Io vorrei far figura nel simulatore, vorrei far freestyle. A me mi fa una paura. No, non mi casa. Qui siete varie persone, non vedenti. Non vedo però nessun cane. Allora, no, i cani guida sono comodissimi. Io personalmente sto rimandando il cane guida perché quello stile di vita che ho, sempre in giro, mi veniva veramente scomodo. Tu quando pensi a una persona? Io ho perso la vista a 30 anni, però le immagini che avevo si sono un po' cancellate, un po' deformate col tempo, no? Quella della mamma e del papà sono quelle più forti proprio come immagine visiva. Delle persone che ho conosciuto dopo ho più un'immagine emotiva, non proprio solo caratteriale, empatia o il divertimento che hai vissuto con questa persona. Poi ci sono vari aneddoti. Ah, raccontamelo. È successo, per esempio, avevo ancora un Nokia, no? Il telefonino, stavo facendo l'amore, no? E per sbaglio ho messo la mano sul telefono e mi ha detto fotocamera scatta foto. Io me lo sono trovato in mano, ho fatto la foto proprio senza pensarci, no? Poi gliel'ho fatta vedere a lei e lei diceva ma come, ma sei, cioè dice quello lo riconosco, ma io ho così un bel culo, mi ha detto. Se tu hai perso la vista a 30 anni, i colori li conosci bene? Un po' sì, cerco sempre di farmi descrivere i colori anche delle cose che indosso e me li faccio descrivere da tante persone differenti, no? Per esempio tu sai che hai degli occhiali arancioni. Ecco, questi tra l'altro me li ha fatti un mio amico per una doppia provocazione. Uno perché io uso sempre gli occhiali, però sono spesso sporchi e non me ne rendo conto, e gli altri da un po' noia. Allora li metto, vedrai che con questi non si sporcano più, no? Sì, la lente è coperta, infatti... Ragazzi, facciamo il briefing. Sandro ci spiega un po' l'attività e poi iniziamo. Lei vola, signora. Lei vola. No, mi ha chiamato signora, eh. Come devo chiamare? Linda. Linda, c'è un elicottero rosa. Ben arrivati ad Aerogravity, il più grande simulatore di caduta libera al mondo. Allora, io sono stato paracadutista e in questa giostra ci sono stato anche da vedente. Un incidente 9 anni fa, sono rimasto cieco. Non abbiamo abbandonato il discorso del wind tunnel perché era un'attività che avevo praticato anche prima. Poi decido di conoscerlo. Piacere, prego. Tu viaggi? Quando posso? Quanti paesi hai visto? Ho intrapreso un viaggio abbastanza lungo nel 2013. All'interno di questo viaggio ho attraversato 90 paesi. Come si fa a attraversare 90 paesi senza farsi arrestare? Senza farsi arrestare questo non lo posso perché... Non ho ben capito se mi hanno arrestato o no in certe situazioni. Beh, ci vuole la voglia di farlo, ci vuole una forte motivazione che spinge e fidarsi, lasciarsi andare. L'obiettivo proprio del mio viaggio era quello di mandare un messaggio di fiducia, ovvero raccontare che se ci si affida al prossimo, se si è positivi, se si è ottimisti, si possono trovare persone buone, disposte ad aiutarti in tutti gli angoli del mondo. E ha funzionato? Cioè, pensate... Direi sì, è andata bene. Ho ancora le braccia, ancora le gambe, non mi hanno mai rubato i portafogli né il telefono. Neanche quello. Partendo da una condizione tecnica di vista in cui tu non vedi, è così? Sì. Ma quando tu viaggi con un'altra persona vedente? No. No?
Ecco, io ho difficoltà ad immaginarmi come riuscire a muoversi se qualcuno mi tappasse gli occhi. Perché non l'hai mai provato? Ci sta, è possibile. A questo punto vado a salutare Andrea in partenza, ma dimentico una cosa. E così torno indietro e lo guardo da fuori, ed è proprio bravo. Poi conosco lui. Ciao Karim. Ciao Saverio. Che cos'è che tu, non vedendo, riesci a fare? Per esempio, io sono riuscito a colorare delle figure. Poi gli chiedo se ha già provato a volare. Sì. E come me lo racconteresti? Non hai nessun appoggio, non hai nessuna seduta. La sensazione di stare liberi nell'aria, proprio spettacolare. Mi è presa voglia e decido di cambiarmi, ma lei si mette davanti. Le chiedo di spostarsi e lei fa una faccia buffa, che è questa qua. Poi mi cambio, giro la telecamera e infilo gli occhiali. Io sono contrario a questi sport estremi, è una vergogna. E metto pure il casco. Senti, che cosa devo assolutamente ricordarmi quando sono sopra? L'importante è sorridere, se sorridi ti rilassi e voli più tranquillo. Poi prendo i famosi tappi per le orecchie. Tappi? Signora, sembra sul posto però. Matteo entra e vola. Alessandro sta seduto in aria e vola. Lorenzo Bini vola e sorride. Entro io e subito entra un altro maestro perché mi devono tenere in due. E finisce che mi accompagnano fuori tenendomi per la giacca. E allora faccio quello che mi riesce meglio. Torno a chiacchierare. Ciao, eccoci. Oh, io già riprendo un casino, eh. Grande. Oh. Come mai oggi qui? Qui si vola. Vola nel vero senso della parola. Soprattutto per una persona che non vede. Fa parte del bagaglio che si portano dietro per sempre. Io sono nato senza vedere. Mi ricordo le cene di classe, alle medie. Il fatto di sapersi muovere, di avere un controllo del proprio corpo, di togliere quei movimenti che si chiamano stereotipati, che sono i classici atteggiamenti di una persona che non vede, è una maniera in più per fare in modo che il mondo ti venga incontro, ti venga a conoscere. Tu perciò sei nato che già non vedi? Sì. Come mai? Io ho una retinite pigmentosa, si parla di Chernobyl, si parla di genetica, poi l'atteggiamento che la mia famiglia ha avuto all'inizio è di cercare una persona che ti curi. Abbiamo fatto giro di ospedali, poi sono finiti gli ospedali, siamo andati per le chiese, poi sono finite le chiese. La verità è che una volta che capisci che questa situazione è così, per me è stata un po' una seconda rinascita. Cioè non c'è molto da fare a parte vivere. A parte vivere, bravissimo. Per andare però in un bagno che non è il proprio, per sentire, cioè, dove fare pipì. Io uso molto i piedi, l'importante è toccare dove è il water e poi spostarli i piedi, perché se no... Lo zucchero nel caffè. Basta con la mano tenere il bordino, sentire dove è il bordino della tazzina, aprire lo zucchero e mettercelo dentro. Ho fatto gran casini. E la quantità però? Per esempio io non lo uso tutto, invece di prendere la bustina dal fondo, la chiudo un pelo prima, quindi so che quello che verso è quello che voglio versare. Tu hai una preferenza fra la dizione non vedente e cieco? No, per saltare le code in discoteca, così cieco funziona molto di più. In realtà ovviamente un'educazione lessicale è importante, come per esempio atleta paralimpico, no? Prima erano i ragazzi disabili, prima ancora erano i ragazzi handicappati. Ti a capire il tuo rapporto con i colori. I colori io li ho sempre visti attraverso gli occhi degli altri. Per qualcuno il rosso è il fuoco, per altri è passione. E quindi uno si può creare un'idea basandosi su quello che ti dicono gli altri. Un tavolo dove stiamo poggiando, sì, il tè o le, sì, mani è bianco. Sì. Allora, il bianco dà molto l'idea di pulito. Sì, è un tavolo pulitissimo. Pulitissimo, ok. Bene. E poi il bianco è molto moderno, nell'arredo della casa. È vero che i non vedenti sono meno razzisti perché non giudicano dall'aspetto? si giudica lo stesso. Purtroppo i nostri filtri ci sono. Che cosa tu riesci a fare e una persona vedente ma un po' ignorante pensa, vabbè, quello lui non può mica fare? Un sacco di cose, dal fare l'amore, ma a volte la gente quando sono in giro con una ragazza pensa che sia una marziana lei e strano io, oppure è pagata o cose del genere. Ma anche studiare, io faccio il fisioterapista, ho uno studio con altre persone, abbiamo uno studio insieme ad altri colleghi, oppure io parlo il francese, parlo inglese, ma perché ho vissuto, ho girato tanto il mondo. Ci sono delle facce che tu sei contento di non poter vedere? Sì, poi in questo periodo è un periodo molto particolare, molto complesso, quindi assolutamente. Ciao Dani. Ciao Dani. Ciao Veggio. Dentro quel tunnel eravamo tutti uguali e tutti diversi, perché sono le diversità che ci rendono ricchi, ci rendono forti. E io uso sempre una frase bella per concludere un video, ma questa volta la frase l'ha già detta Daniele e io posso solo ripeterla. Sono le diversità che ci rendono ricchi e forti.